Allora, buongiorno a tutti. Io intanto permettetemi alcune emozioni di condividere con voi, intanto di vedervi numerosi, questo mi piace molto. Forse la Puglia non è tutta uguale, perché abbiamo provato a farla a Lecce, abbiamo provato a farla a Foggia. Questa è la prima volta che vedo un bel pubblico, questo è il motivo, grazie a Patrizia, che evidentemente è riuscita a mobilitare tutto questo interesse, no? La seconda emozione è che per raggiungere, pensate un po', questi risultati, io ci ho messo 20 anni. Insomma. Cioè, devi credere 20 anni nelle cose perché poi alla fine riesci a ottenere un risultato. Qual è il risultato? Intanto io sono un botanico, mi presento. Mi chiamo Nello Biscotti, sono un ricercatore. E quindi il risultato è che la botanica possa suscitare interesse. Invece non è così, perché la botanica spesso è una materia per specialisti, nel luogo comune invece è il nome delle piante, noioso, un sistema noioso, invece è affascinante. Il problema è entrarci, capirci come funziona, qual è la logica. Quindi, e invece perché sta funzionando? Perché si parla di piante da mangiare. E allora, quindi, evidentemente, quando si tocca il cibo, si tocca una sfera, evidentemente, che crea immediato interesse. Questo è indiscutibile. Quindi, riflettiamo su queste due cose, no? Intanto ci ho messo 20 anni per raggiungere, lo volevo raggiungere prima, dice, vabbè, sei arrivato a 50 anni. Mi sarebbe piaciuto farlo a 40, a 30, vabbè. E quindi primo. Secondo, questa vostra partecipazione è anche segno che c'è un interesse in questo mondo delle piante che diciamo spontanee, che diciamo selvatiche. E ci dovremmo chiedere perché questo ritardo, questo lungo tempo, o perché questo interesse oggi. Questo è. Dobbiamo cercare pure di farlo emergere in questa esperienza di corso che ci vedrà insieme in questi 3 giorni. E allora, qual è il senso di questo corso? Perché un botanico si vuole spendere per questa roba? Perché parliamo di piante. E allora, la pianta per conoscerla c'è una scienza che si chiama la botanica, che si divide in tanti rami, in tanti livelli di dettaglio. Che è fondamentale, diciamo così, oppure è necessario, oppure è il caso che cominciamo a capirci un po' di botanica se vogliamo capire questo mondo. Perché questo mondo l'ha capito bene la comunità rurale, l'hanno capito bene i nostri nonni come funzionava, l'hanno capito i nostri avi, vogliamo dire così, perché è la generazione dei vostri bisnonni, dei miei nonni. Che sulla base di logiche del tutto empiriche, del tutto così di esperienza, ci hanno capito molto di queste piante, hanno acquisito, lo dobbiamo a loro fondamentalmente, questo patrimonio di conoscenze. Io parlo proprio di patrimonio, di cui loro sono stati i protagonisti, e frutto di questa loro cultura che ha prodotto questo materiale straordinario. E che invece la botanica come scienza segue una via scientifica per capirla, per via empirica i nostri nonni ci hanno messo secoli, la botanica in quanto scienza ci va prima. Tutto qui sta la differenza, ma non è che i nostri nonni hanno sbagliato, cioè la scienza arriva prima a capire quello che i nostri nonni ci hanno messo secoli, generazioni che si sono tramandate per poter capire. Che cosa c'era da capire? Che cosa era buono da mangiare? Quale erba era buona da mangiare? E qual era invece velenosa? E qual era rischiosa? E come l'hanno capito? L'hanno capito sulla base di un'esperienza diretta, non c'era altra via. Oggi c'è la chimica che mi prende una pianta, me la analizza e mi può dire che rischio può presentare quella pianta. Invece loro l'hanno sperimentato sulla propria pelle e vedremo nel corso di questo
corso quante volte questi nostri antenati ci hanno lasciato le penne, perdonatemi, a furia di assaggiare, perché si doveva sperimentare nuovi utilizzi, nuovi usi, nuove specie da mangiare. E poi lo diremo avanti, via via. Io adesso questo primo incontro vuole presentare il corso. Io già vi ho detto, perché siamo degli botanici, che vi vogliamo fornire delle minime coordinate. Io navigherò a scala un po' più alta, il collega scenderà più nel dettaglio. Io cercherò di farvi volare un po' su a 360 gradi, svolazzando su tutte le tematiche, su tutti gli argomenti che sono legati a questo capitolo, che è il tema del nostro corso, cioè le erbe spontanee eduli. Vi darò un'idea di quante implicanze, di quanti punti di osservazione potrà riservarci questo tema di interesse, perché non è, no, alla fine tutto si riduce che si mangia e che non si mangia. No, noi dobbiamo anche capire perché la Puglia, ad esempio, se diciamo che in Italia abbiamo 700 specie che utilizzavamo in tempi storici, 700, almeno 500 stanno nell'Italia meridionale, cioè le abbiamo utilizzati noi terroni, e allora dobbiamo capire perché. Se poi andiamo in queste 500, il 70% siamo noi pugliesi. E perché noi pugliesi? E quindi già questo è un altro punto di osservazione che ci dovrà far capire, perché se tutto lo riduciamo, che si mangia, che è buono, che ci fa bene, salutistica, ormai è una moda, cioè io questi capitoli poi non è che tanto mi interessano, mi interessa poter raccontare, ecco, quindi l'approccio non è solo botanico, ma anche etnobotanico, cioè di cercare di capire questo rapporto stretto, forte, di ogni comunità con il proprio territorio, con le piante del proprio territorio. Castellana avrà prodotto un patrimonio di conoscenze che sarà diverso da Locorotondo. Se poi andiamo a scala di provincia, la provincia di Bari ha prodotto un patrimonio di conoscenze diverso da quello della provincia di Foggia. Questo è il grande interesse. Che quindi, ecco perché ho voluto dargli questo titolo, peregrinando nelle memorie. Io sono andato a cercare nelle memorie, perché non volevo fare la lista delle piante che si mangiano, e ci voleva il trattato. Io ho voluto fare la lista delle piante che storicamente, e ci sto mettendo, voglio questo viaggio oggi, vengo qui anche per raccogliere da voi, dirmi nomi, dirmi specie, dirmi usi, utilizzi, perché questo libro sta già lavorando alla seconda edizione, perché questo viaggio che era partito dal Gargano adesso verso le Puglie, adesso lo voglio far diventare tutta la Puglia, quindi un viaggio nella memoria delle Puglie. Vedete, io mi piace riproporre questa frase di Linneo, l'avete conosciuto, Linneo a scuola media, è lui che diventa famoso perché ci propone un primo modo di classificare le piante. Che significa? Quindi io quando dico cacigno, quando dico svono o quando dico soncus asper, sto usando tre modi di nominare una specie e già ho fatto classificazione. E quindi che significa classificare? Io do un significato, io attribuisco un significato a quell'entità che senza un nome non avrebbe significato. Ecco, Linneo nomina sinescis per et cognitio rerum. Lui deve giustificare perché si classifica, perché lui è il primo, ci hanno provato molti a classificare le piante. Ma lui ci riesce perché ci propone una logica che tuttora la usiamo. Quando dico soncus asper, sto usando una nomenclatura binomiale, si dice. Ci sono due nomi. È lui che ha inventato questa logica,
che poi ci ha permesso anche di classificare, cioè di creare gruppi. I gruppi, può essere la famiglia, posso scendere ancora più basso di scala, e poi c'è un sottogruppo che chiamo genere, c'è un sottogruppo che c'è, che è la specie. Quando dico Soncus asper, no, mi ritorni là, quando dico Soncus asper, non dico un individuo, dico un gruppo di individui che hanno in comune alcune caratteristiche morfologiche, Soncus asper. Linneo lo fa, pensate un po', siamo negli anni, nel Settecento, quando la scienza non è che è già subito atea, è la scienza che vuole, è tutta impegnata dai fisici ai matematici a voler svelare i segreti della creazione, perché tutti crediamo in questo tempo che Dio ha creato il tutto. Quindi la scienza è tutta impegnata a trovare qualche segreto. Quando pure il fisico, il matematico Newton scopre le leggi della gravitazione, è tutta in una filosofia di voler svelare questo segreto, questo trucco che nasconde questa creazione, perché la creazione è qualcosa di complesso e che quindi la scienza vuole svelare. Linneo nel suo Sistema Nature, questo è il libro che quando fu pubblicato fu fatto in 500 copie, 500 copie, 1753, ridicolo, vanno a ruba subito, poi c'è la seconda edizione, ne stampano a livello europeo, scritto in latino, 6.000 copie a ruba, e il titolo è "Ecco, vi svelo i segreti della creazione". Quindi pensiamo un po' che cosa deve fare la scienza. Se non conosci i nomi, viene meno la conoscenza delle cose. Questo è empirico, o comincia ad acquisire un significato adesso anche, o una valenza, una importanza scientifica. Perché il problema è sempre, che pianta è? Questa è la domanda che poi noi ci assillano. Che pianta è? È formulata bene questa domanda? È giusto? Quindi noi dobbiamo anche imparare a fare le domande, come diceva un professore. Oppure dovremmo dire che specie è? Perché che pianta è? È una specie di cicoria, diciamo, quante volte, è una specie di rapa, è un modo nel linguaggio comune che ci aiuta moltissimo a comunicare, ma la domanda è sbagliata, perché io non posso assimilare l'entità facendo un paragone con un altro. La rapa è la rapa, dobbiamo cominciare a capire, e la senape, anche se ci assomigliano tantissimo, è un'altra, è come se diciamo specie uomo e se diciamo gatto. Boh, può succedere che tra le specie ci sia molta similitudine. Allora Linneo l'aveva capito e ha creato la famiglia delle brassicacee, ci ha messo tutte quelle che avevano poi un legume particolare che poi noi chiamiamo siliqua, quindi ha trovato un denominatore comune e ha creato la famiglia. Solo che se io paragono adesso specie uomo, gatto, le differenze sono incredibili. Però noi specie uomo, se lo confronto con un delfino, anche lì sono molto forti le differenze, eppure sono due specie che poi qualcuno le ha messe in un grande gruppo che abbiamo chiamato mammiferi. Ci siamo, quindi ecco, non è detto che le similitudini, il problema è cominciare intanto a osservare, perché ecco il successo scientifico della botanica è proprio questo, cioè di aver capito che bisogna cominciare a osservare, che tra l'altro poi l'osservazione, voi tutti sapete, è la base del metodo scientifico, la prima cosa che deve fare uno scienziato è imparare a osservare, che è l'abilità più apparentemente solo banale, ovvia, ma è la più difficile in assoluto. Riuscire a cogliere differenze, similitudini, e qui i classici, Linneo e tutta la generazione dell'Ottocento, della prima metà del Novecento, è stata bravissima, ha affinato in maniera incredibile le proprie capacità di osservazione, perché hanno fondato tutto il sistema di classificazione proprio sulla
guardando similitudini e differenze. Oggi c'è il DNA, oggi andiamo, c'è la biologia molecolare, oggi abbiamo capito che volevamo trovare delle conferme non solo su base morfologica, cioè la rucola è diversa dall'altra perché ha le foglie così, il fiore così, ecco, morfologia. Oggi con la biologia molecolare andiamo a vedere se c'è un supporto, una conferma anche su base genetica, perché la specie, il gatto è una specie che non potrà, diciamo, biologicamente forte, e che è diversa dal topo, perché la biologia ci ha insegnato che gatto e topo sono tra di loro non interfecondi, si possono accoppiare, quindi c'è un significato, vedete, della specie morfologico basato sulla forma, c'è un significato biologico, e qui la biologia ci ha insegnato che quando si possono accoppiare, allora gli individui, allora sto nella stessa specie. C'è una barriera che mi fa passare, che non mi fa passare dal gatto al topo, perché c'è la non possibilità. Il terzo è un fatto recente, quando abbiamo cominciato a capire che il DNA, la genetica, ci potesse veramente dire qualcosa di più certo. Quindi il tipo morfologico, la rucola, che l'ho costruita come specie su base morfologica, ha un supporto, una dimostrazione anche genetica? Ecco, ha funzionato per tante non ha funzionato. Ma il metodo dell'osservazione, quindi similitudine, eccetera, eccetera, quello ha funzionato, tant'è che oggi il concetto di specie lo fondiamo su più cose. Morfologico, biologico, genetico. Vedo che avete pure questi bei quaderni. Vedi, se mi davi il pennino, quindi il concetto di specie lo possiamo fondare, e questo ci fa riflettere che sul concetto, sul significato di specie c'è un po' tutta la storia della biologia, perché ha subito un'evoluzione continua. Quindi nel Settecento il concetto di specie era fondato tutto sulla morfologia, perché era l'unico mezzo che avevamo. Poi arriva la biologia e poi oggi, ecco, lo fondiamo anche. Dici, ma quale dei tre devo usare? Oggi dipende. Ci può bastare alcune volte la morfologia ed è sufficiente a determinare, a caratterizzare la specie. A volte ci può bastare la biologia, a volte ci vogliono tutte e due, a volte ci vogliono tutti e tre. Quindi i metodi sono questi. Quindi ecco, la scienza poi ci mette di fronte anche a farci capire che metodo usiamo per produrre conoscenze. Questa è la scienza, la sua democraticità, che ci dice anche, anche come fa a produrre determinate conoscenze. Vedete, anche questo può essere un modo di classificare. Io posso classificare per ambienti. Allora, questa è una specie, un'ortica, io già so dove la trovo, quindi basta che vado nei ruderi, casette abbandonate, masserie abbandonate, e quindi ambienti ruderali, ruderi, diremo, è una specie ruderale. Sto già classificando, ho stabilito però una logica, la logica è che io tengo conto degli ambienti. Questa dove la trovo? Questo è il latte di gallina, la troverò nei campi, quindi è una specie commensale che vive insieme a noi, ci appartiene, come ci vive il gatto, il topo, sono specie, potremmo anche dire, sinantropiche, che stanno dove sta l'uomo. Quella lì ancora, vedete, è un campo, quella anche qui, la malva, potrebbe essere già un luogo di margine, perché cresce, non se vado con l'aratro sempre, e lei non cresce, quindi sta già al margine, faccio quindi già un modo di classificare. Quindi classificare, la prima cosa che ti impone è che devi decidere che logica vuoi usare. Allora, questa è una logica. Anche il contadino ha stabilito una sua logica, anche lui ha classificato piante utili o erbe selvatiche. Che significa selvatiche? Stavano fuori dal campo, perché selvatiche viene proprio da selva.
perché lo scenario paesaggistico dei nostri nonni avi, che ci porta già all'epoca addirittura romana, che c'era la città, il campo di coltivi e poi c'era il bosco. Tra come si chiama il paese? Conversano e Locorotondo, 1000 anni fa c'era un bosco che separava quindi i paesi. Questo ci denota come poi il paesaggio è completamente cambiato. Prati, campi coltivati, ambienti rurali. Ho stabilito una logica. Ma tu perché ci stai dicendo tutta sta roba? E noi ci interessano le erbe da mangiare? Dobbiamo cominciare a capire così. Perché io già so adesso dove potrei trovare le erbe, certe specie. La rucola, non la troverò in un prato, la dovrò trovare in un campo coltivato oppure la potrò trovare in un ambiente ruderale. Vedete, vi comincio a dare piccole ma utili coordinate per potervi muovere in questo mondo che non è facile, diceva il mio professore, perché le piante si riservano le più pericolose tossine che ci sono. Manco noi siamo riusciti, che abbiamo inventato con la chimica una infinità di composti, non siamo riusciti a inventare un composto chimico che sia più tossico, più potente di quelli che invece madre natura ancora ci riserva. Allora, diceva il mio professore, io vi voglio pure insegnare a non rischiare. Ecco lo spirito di... Perché adesso siamo gente che non ci capiamo niente. I contadini, sulla base della propria esperienza, hanno imparato, tramandandosi poi queste conoscenze, il figlio imparava esattamente con perfezione, con rigore, quelle specie che aveva insegnato il padre, e così quella madre, e così la nonna, che va avanti. Vedete, io già devo cominciare a mettervi il nome scientifico. Perché se dico malva, ce ne stanno assai di piante, di specie che comunemente noi chiamiamo malva. Dice, ma io tanto non rischio perché tutte le malve nessuna è tossica, va bene. E allora il gusto, perché il contadino invece era riuscito anche a scendere ancora di dettaglio agli stessi livelli della botanica, scientifica. Cioè, questo è... Il problema è determinare con sicurezza di quale specie parliamo. Malva silvestris o malva cretica, ve ne ho detto già un'altra. Dice, tanto io se mi sbaglio non rischio niente, va bene, però noi dobbiamo essere, visto che qui vi volete spendere molto in questa ruralità, è molto apprezzabile vedere queste masserie didattiche che stanno nascendo. Stiamo vivendo tempi fortunati, ragazzi, dove c'è un interesse, forse la crisi, fortunati anche per le erbe eduli, insomma, in qualche modo. Ma è un periodo fortunato, io dico, specialmente per l'agricoltura. E ne avremo modo in questi 3 giorni di fare riferimenti a questo settore che, specialmente in Puglia, può dirci molto, soprattutto in termini economici. Perché io vedo sempre di più giovani laureati che mi vengono a trovare, io ho l'aspirazione, laureati in filosofia, in tutte le discipline, ho l'aspirazione di fare il contadino. È una cosa accattivante, veramente, perché la crisi, no, è il cibo, vedrete, farò una conclusione proprio sul cibo, è la storia dell'uomo, che è anche la storia del cibo, oppure questo ritorno, voler tornare, questa è moda. Dobbiamo stare attenti perché le mode sono dei trend che potremmo sfruttare per far sì che realtà come queste creino economie intorno a sta roba. Qualcuno mi diceva che è andato a, chi era, forse il tuo cuoco, dici che è andato a seguire ad Ancona un corso del genere di un mio collega, all'Università di Ancona, che hanno fondato l'Accademia delle Erbe Spontanee. Sono corsi che tiene l'università, perché un agriturismo, se lo vogliamo fare, poi ci deve essere della gente che sappia raccontare.
E la scientificità non è qualcosa per addetti ai lavori, no, la scientificità è la conoscenza che va trasmessa, che va raccontata, che va divulgata. Quindi se voi fate tesoro di queste esperienze e volete investire in questi ambiti, ci vuole gente preparata, ci vogliono i laureati oggi. Non può essere che uno si improvvisa, che cos'è? Questa è, faccio, se apriamo il mondo gastronomia di questa roba, ancora il linguaggio è erbette di campo. Non può essere. Grandi cuochi, star, sono delle star, che io poi vorrei, ma impara il nome, no? Dici, ma che ci vuole a imparare? Che significa erbe di campo? E sei un grande cuoco che sperimenti questa cucina, che vuole attualizzare tradizioni, eccetera, eccetera, e stai ancora a livello di erbe di campo. Oppure un affinatore di formaggi, Italy, Bari. Che cos'è questo? Si chiama caciocavallo. Io ho fatto finta di essere del nord. Si chiama, come si fa? Si fa da un latte, di quale razza? Oggi il consumatore te lo chiede, vuole sapere che razza è. Sta carne non mi interessa solo da dove viene, ma quale razza è? Questa è una razza che pascola sui prati. Affinatore di formaggi allo stand, no, al bancone dei formaggi all'Italy di Bari. Non possiamo più permetterci questi, perché oggi i consumatori, i nostri utenti, il turista, è gente che ne capisce, non lo puoi più imbrogliare. E che se ti ha fatto la domanda, che razza è? Già è uno che ne vuole capire. Allora devi essere all'altezza. E allora se tu mi fai il tuo stufato, grande cuoco, star, con delle erbette di campo, io voglio capirci che cavolo ci hai messo. Non basta, erbe di campo, ma quante ce ne sono? E poi vai a scoprire che cos'è la cicorietta. E allora dico io, tutta questa forte tradizione pugliese, questo libro, adesso ne ho fatto un altro collega, mio amico nell'Università del Salento, ho fatto ciò che il suo punto di osservazione è del Salento. E che ci volete voi star a chiederci, dici una specie? Magari la proviamo, la sperimentiamo, la mischiamo, cambiamo, perché sennò non può essere che l'erbetta di campo siano le cicorie e i finocchietti. Già siamo arrivati ai finocchietti, siamo già due delle centinaia che i nostri nonni hanno sperimentato sulla propria pelle. Anche questa è una classificazione per categorie di interesse, come le utilizzo? Vai, vediamo. Ecco. Dente di leone, è una pianta officinale, quella è un'altra pianta alimentare, vedete, per livello di interesse io potrei classificare piante alimentari, ho cambiato logica e queste sono alcune che per in base al loro utilizzo noi le diciamo, le identifichiamo come piante alimentari, dente di leone, speragna, radicchio, sto usando nomi non in italiano. Non esiste un corrispondente del dialettale in italiano. Non so se mi spiego. Se io dico penna, c'è la forma dialettale e poi c'è la forma italianizzata, no? Come si dice al paese tuo, a penna. La penna. Adesso io sto usando una forma dialettale, italianizzala. La penna, ho italianizzato una forma dialettale. Questa logica non funziona con le piante. Se io dico cacigno, io sto usando, oppure vediamo là, radicchio, oppure pimpinella. Pimpinella non è l'italianizzazione di una forma dialettale. Allora, esiste la forma dialettale cacigne, ma che cambia da paese a paese, quindi io avrei una infinità di nomi dialettali. Allora, che cosa è successo? Che stranamente, quindi questo ci deve fare anche pensare, che cacigno lo usano nel Gargano, ma lo usano anche nel Salento. Nel Gargano, se ti sposti da un paese, usano svun.
E poi va nel barese in un altro paese, trovi anche lì Sevon. Interessante, questi non è che comunicavano tanto, però spesso la radice di quella forma dialettale è abbastanza comune, si ripete, si ritrova. Adesso c'è un nome volgare, noi non dobbiamo che diciamo nome comune. Quando io dico Pimpinella, sto dicendo un nome comune. L'analisi grammaticale che significa il nome comune? È il nome più comune tra i tanti. Chi è che è diventato comune? Quindi tra i tanti dialettali infiniti, ce ne sono alcuni, quindi se dico borragine, sto dicendo semplicemente uno dei tanti più comuni delle infinite forme dialettali. Mi sono spiegato? Quindi dialettale, nome volgare o comune. Però se vogliamo capirci è che noi, ci toglie ogni rischio possibile di confusione, ci vuole quello. Leopoldia comosa, che è il nome scientifico attraverso il quale noi identifichiamo solo ed esclusivamente il lampacione. Perché di lampacioni, lampacioni, vedi, il contadino ci ha azzeccato più di noi, perché tante sono le piante che fanno una cipollotta. Per il contadino quel lampacione, vedete, ha usato un termine e quindi ecco, ha funzionato, questo vuol dire quanta scientificità ottenuta per via empirica, senza un metodo, ha dato la possibilità a quel contadino di riconoscere con quel termine solo ed esclusivamente quella specie. Perché lampacione, noi se no dovremmo dire cipollotte. E quante ce ne sono di specie che poi hanno questo che in botanica poi il collega ci farà vedere. Vai. Piante aromatiche, sto classificando, è inutile che andiamo a vedere, ho cambiato logica, adesso sto seguendo il livello di utilizzo. Piante officinali, questo è un altro mondo di maghi e santoni, qui ci sguazzano a non finire. Pensate, ci sta qualcuno qua che qualche fitoterapico che va sì. Vabbè. Anche lì voi rischiate molto, voi maneggiate piante, state attenti, quasi. Quindi state attenti perché il consumatore oggi ma c'è questa ricerca di naturalità che è incredibile, che è giusta anche, visto che sembra che oggi se respiriamo e rischiamo, se mangiamo e rischiamo, se beviamo acqua e rischiamo. Il tempo che ci caratterizza ci sta portando a questa ricerca disperata di alternative dal farmaco all'alimento che non ci possa, quindi questa ricerca di naturalità. È ovvia, è naturale che ci sia anche, perdonatemi. Beh, bisogna stare, perché chi gestisce quel mondo non sempre lavora poi su basi scientifiche. Sì. Sono molto indicazioni generiche, ci stanno molte indicazioni. C'è una ricerca seria, ma che bisogna saperla riconoscere qual è. Certo. Come ovunque, sì, no, però in questo mondo, cioè, questo è il successo dell'interesse per le piante. Quando diciamo piante officinali è una storia, la storia dell'uomo, perché ancora oggi il 35% dei farmaci li facciamo utilizzando principi attivi dalle piante. Quindi non è che non. Ma c'è la farmacologia, c'è la farmacopea, sono mondi dove bisogna. No, io preferivo che poi finiamo e poi facciamo mi piace fare l'interazione con voi. Finiamo così, cioè finisco io. Vedete, anche questa è un'altra classificazione, piante tintorie per estrarre pigmenti per poter colorare i tessuti. Una tradizione antichissima e ci porta lontano, tant'è che Linneo, vedete quanti nomi scientifici ha usato l'epiteto tintoria. Isatis tintoria, Anthemis tintoria, Rubia tintorium, Cartamus tintorium. Vedete? Proprio per sottolineare e dare la certezza che sto parlando di quella.
E quindi quella specie con quell'epiteto acquisisce la sua esclusiva identità. Andiamo. Adesso comincia la botanica. Io adesso devo trovare la mia maniera per classificare, ma non è che sono sbagliate quelle. Sono altre logiche. Noi dobbiamo capire le logiche invece della botanica, perché quella della botanica arriverà a, con certezza assoluta, a determinare solo ed esclusivamente quella specie. Vedete, già parliamo, scusa Antonio, già parliamo di famiglie, genere, specie, sono categorie tassonomiche. Questa è la categoria fondamentale, la specie che è contenuta in questa e questa a sua volta che è contenuta, quindi delle macro categorie, famiglia, che contiene poi la famiglia divisa in genere, ogni genere diviso poi a specie. Ti dico Sinapis alba, Sinapis arvensis, sto dicendo due specie che fanno parte dello stesso genere, ma il secondo termine fa la differenza. Sinapis arvensis dei campi, Sinapis alba che c'ha i semi bianchi, ma non li vediamo, non li vediamo, quindi poi ci vuole, devi andare al laboratorio per avere la certezza, ci vuole il microscopio, no? Basta uno stereo, un microscopio, ci vuole una lente per essere certi che tu stai parlando di Sinapis alba. E non di sì, ma si mangiano tutti e due, non rischi niente. No, invece dobbiamo capire la giusta differenza, perché sono due storie biologiche diverse che dobbiamo imparare a saper cogliere. Ecco, Linneo ha creato le rosacee, io non mi leggo là, quindi è un gruppo che l'ha chiamato famiglia. Famiglia, ci ha messo tutte quelle specie che hanno i fiori isolati o riuniti, un'ombrella, hanno 5 sepali e hanno 5 petali, tutti quei fiori che no, ha chiamato rosacee. Però possono essere alberi, arbusti, i fiori possono stare da soli, possono stare a formare infiorescenze, ma ha trovato, pensate un po' che capacità di osservazione aveva quest'uomo, che in quegli anni quando pubblica questo suo sistema natura, le specie che si conoscevano in Europa, nella cultura occidentale, erano appena 9.000 e avevamo scoperto l'America. Prima che scoprivamo l'America, i testi sacri erano Aristotele, la sua Teofrasto, i suoi allievi. E sapete quante erano le specie che conoscevamo? La lista, se volevamo fare una lista, erano 600 vegetali e 400 animali. Questa era la biodiversità che conoscevamo prima che scopriamo l'America. E da quando siamo andati in America, lì, Madonna, ogni viaggio, chi tornava con una specie, chi con un frutto, ci fa impazzire. Il viaggio verso le Americhe è un viaggio che poi spesso ci sale a bordo su queste spedizioni, un botanico, perché se li portano proprio perché aiutaci a trovare, poi vedremo, è giusto, mi è piaciuto aprirla questa parentesi, ma quindi già dal 500 al 7, bastano 2 secoli e le specie diventano 9.000, quindi la biodiversità che conosciamo diventa incredibilmente alta. Quant'è oggi? Boh, non lo sappiamo. Oggi si parla, sappiamo che abbiamo classificato, non arriviamo a 320.000 piante, quelle classificate che abbiamo studiato, ma ce ne sono altre invece. Quindi tra piante e animali non arriviamo a 2 milioni di specie, tra piante e animali. Ci stanno pure i funghi, qua che sono un campo incredibile. Adesso qualcuno stima che la biodiversità, quindi che noi conosciamo forse il 3% di questa biodiversità che ci riserva ancora il pianeta Terra. Si parla addirittura da 10 a 100 milioni di specie e noi ne conosciamo 2 milioni. Quindi ci vorrebbero eserciti, anni, e in questi ultimi 30-40 anni, i tassonomi
sono questi cercatori di piante per classificare, poi si dice hanno scoperto una nuova specie, no? Li sentite tante volte, poi capita, ce ne vorrebbero infinite. Andiamo avanti, ecco, vedete, poi la famiglia l'abbiamo divisa in sottofamiglie, vai, e allora lì rosa canina, Dryas, Ectopeta, la fragola e rosa canina fanno parte tutte e due delle resoide. Maloide, qua ci sta melo, vedete il sorbo, l'abbiamo, e poi l'altra prunoide, dalla ciliegia, prunus avium, questa è terra di ciliegie, avium, perché tra i tanti prunus, perché il prunus può essere anche un susino, o questo, voi su questo ci avete innestato il ciliegio, il selvatico del ciliegio è questo. Tra i tanti pruni, guarda caso, ce n'era uno che tanto era amato dagli uccelli, prunus avium. Dove vanno gli uccelli? Sul malep. Come lo chiamate in dialetto quello lì? Cinezio? Questa qua? La nera lo chiamate. La nera. Quindi questo significa che i contadini, perché tra questo paese, Turi, c'è questa vocazione del ciliegio, erano matti, si sono alzati la mattina, dice voglio coltivare il ciliegio. I contadini erano degli attentissimi studiosi del territorio. Perché c'è l'olivo? Perché c'era l'olivastro, c'era il selvatico, vedete, e ci avviciniamo sempre di più alle nostre erbe. Perché qui hanno scelto il ciliegio? Perché hanno capito che cresceva spontaneamente questo e quindi da questo siamo partiti. È la logica più sostenibile, tant'è che oggi da questi modelli di agricoltura che chiamiamo tradizionali, storici, la scienza li sta molto valorizzando perché potrebbero insegnarci tantissime cose, quello cioè di cominciare a pensare a sviluppi del territorio sulla base delle risorse che hai. Allora, quali sono le tue vocazioni? Quali sono le tue risorse? Le tue risorse rispecchiano le vocazioni di un territorio. Quindi pensate, questo è un modello, un messaggio che queste agricolture ci possono... Ci sono. Adesso vogliamo mettere il ciliegio ovunque, vogliamo fare la vigna ovunque, la facciamo in Cile, la facciamo in Canada, la vogliamo fare... E possiamo forzare così tanto queste logiche della natura? Oppure è il caso che di cominciarle a rispettare? Perché oggi arriviamo all'assurdo di pensare a un vitigno che possa andare bene dalla Spagna alla Grecia, al Cile, all'Africa. E allora tutta questa biodiversità invece che vogliamo tutelare, salvare, e vedremo che ci avviciniamo sempre di più alle nostre erbe. Le nostre erbe sono un tassello fondamentale di biodiversità che non dobbiamo perdere. Perché non per amore e passione della scienza, perché poi vedremo, diversità significa possibilità di salvarmi. Se mangio una sola cosa e quella cosa sparisce, è a rischio la mia sopravvivenza. Se io invece imparo a mangiare più cose, una mi può andare bene e mi può andare male, c'ho l'alternativa. Ecco il significato pratico della diversità. Ecco perché i contadini l'hanno messa in pratica, questa parolona che ormai fa parte anche del linguaggio dei politici, biodiversità, dobbiamo salvarla, pure la regione Puglia l'ha capito finalmente. Ma dobbiamo mettere, e dove sta questa biodiversità? Guarda caso si conserva in queste realtà come la vostra, dove ci sono ancora questi modelli agricoli tradizionali. Beh, questo è il capitolo, anche qui sto classificando. Queste sono piante micidiali, un livello di tossicità brutale che possono ammazzare, uccidere. Perché poi dobbiamo capire che si impianta velenosa, pianta... Queste stanno, per esempio, sulle vostre macere, qualche volta appena abbandonate, queste, quella lì, specialmente il tamus, quella l'avete vista sicuramente, si mangiano i turioni,
una pianta tossica, però la mangiamo. Dice, ma allora è tossica o non è tossica? E qui un altro capitolo. Noi la mangiamo nel Veneto, nei libri del Veneto, pianta tossicissima, come noi la mangiamo, io l'ho mangiata, la mangiava mio nonno, e allora se è tossica, è tossica. No, il concetto di tossicità non è assoluto, perché geni, questo è che dobbiamo capire, le storie sono di cibo, di legami col territorio, sono storie etniche. E quindi ci può essere un'etnia che sia più sensibile, un'etnia che sia meno sensibile a quel livello di tossicità. Ancora altre, dai, andiamo. Ok, io ho finito, adesso vorrei interagire un po' con voi, con vostre domande. Prego. No, devi prendere il microfono. Avessimo cominciato in orario, cioè se cominci in ritardo. E meno male che abbiamo iniziato in orario. Questa è l'Italia. No, volevo chiederle un discorso tecnico, un'informazione tecnica sul fatto delle sottofamiglie. Per esempio, ce n'era ce ne stanno altre oltre quelle tre. Per esempio, c'è le spiroidee. Sì, ce ne sono altre. Io vi ho fatto giusto un esempio. Giusto. Mi scusi, ma il termine è obsoleto dire le pomoidee? Quindi ora si usa il termine. Perché qui poi bisogna seguire il codice internazionale di nomenclatura che si aggiorna. Quindi ora si usa quel termine. Oggi, ma domani mattina può essere anche cambiato, perché c'è un congresso biennale che aggiorna il codice internazionale di nomenclatura. E qui apriamo un capitolo, perché si aggiorna anche il binomio. Certo. Chiaro? Adesso si dice Leopoldia comosa. Allora sentite, prima si diceva Muscari comosa. Ma prima ancora Linneo aveva detto è Leopoldia comosa. Poi è arrivato un altro, dice, ma può darsi che abbia qualcosa, è riuscito a cogliere un altro aspetto e l'ha chiamato Muscari. Adesso studiando ancora di più, ci aveva ragione Linneo. Ci siamo, di che uomini stiamo parlando? Quindi, perché se io dico Muscari, lo faccio entrare in un altro gruppo, perché c'è Muscari comosa, Muscari atlanticum, vuol dire che lo faccio entrare secondo mie logiche che poi devono convincere. Io poi propongo un nome, poi se viene usato vuol dire che è accettato, perché spesso un nome, adesso chi si usa adesso Leopoldia comosa nella comunità scientifica è ma quella aggiornatissima, e stiamo ancora al 70%, diciamo, è un nome accettato. Quindi è un nome che tutta la comunità scientifica lo condivide, lo fa suo. Però c'è ancora qualcuno che continua a usare Muscari. E come continuiamo a chiamare l'anidride carbonica, e poi c'è qualcuno che ce la chiama biossido di carbonio. Il nome scientifico che dovremmo usare è biossido, e invece c'è ancora un retaggio della vecchia nomenclatura, quella che chiamiamo tradizionale o classica. Hai studiato chimica? No, dico, mi piacerebbe pure conoscervi un po' voi, facciamo un giro adesso a dire io sono questo, mi interessa questo. Dai, è bello, perché non mi devo presentare solo io, presentatevi pure voi. Fai girare un po' sto microfono, se non ci sono domande. Dai, voglio conoscervi, chi siete, le vostre storie. Allora, io sono un agronomo. Beh, io pure vengo da Agraria. Bravo, io sono di Martina Franca e mi interesso di erbe per diversi. Quindi è un interesse proprio così personale su questo. Sì. Va bene. Peraltro sono pure naturopata, quindi mi interessa. Ho capito. Benissimo, dai. Io provengo da un indirizzo completamente diverso, però sono curiosa di conoscere le erbe spontanee. Ma ti è maturato adesso? Ti chiedi perché ti è maturato adesso questa perché curiosità? Da bambina, per una questione personale, da bambina nell'asilo che io frequentavo, che era un asilo di campagna,
l'insegnante ci faceva giocare con le erbe spontanee. E ti ricordi i nomi allora? No. Nomi di piante dialettali? Sì, dialettali sì. Ad esempio? Per esempio, che ne so, vabbè, alcune le riconosco, la borragine, le cicorielle, la malva, alcune le uso anche, il finocchietto selvatico, insomma, le piante più comuni. Quindi una maestra che vi... questa l'abbiamo sentita in un'altra campagna di queste scuole di campagna, dove le maestre insegnavano negli anni 50, 60, l'abbiamo sentita. Le violette, bisogna i scriverla fiori, sta cosa. Ci faceva riconoscere quelli che erano maestre che insegnavano alle allieve, alle ragazzine a riconoscere le erbe e poi le portavano a casa da mangiare. Ok, fai girare il microfono. Salve, io sono Salvatore, anche io provengo da un indirizzo completamente diverso. Da 3 anni mi sono avvicinato alla campagna, allontanandomi dall'industria, quindi completamente. E dopo 3 anni di esperienze sull'orto, ho cominciato a pensare che sarebbe meglio dedicarsi alle spontanee, non ci sarebbe neanche bisogno di andare lì a coltivare, sì, a consumare acqua, eccetera, eccetera. E, ecco perché l'aspetto che più mi interessa è, a parte, sì, libri ne ho letti, ne ho visti, ma la cosa che mi interessa è sapere precisamente cosa, in che parte, in che periodo si può... Cioè è una questione pratica, prima ancora della classificazione. Vabbè, ma capisci che... So che è legata, ma per uno del posto, per noi, cioè, io sto a Ceglie, una volta individuato quelle piante che posso mangiare, andrei a... No, potresti direttamente a prelevarle. Un altro viaggio, andare... Chiaramente c'è dietro anche lo studio, la preparazione, eccetera. Okay. Una cosa non esclude l'altra. Dai, dai, fate girare. Dite più che altro i vostri interessi, così noi meglio tariamo il nostro contributo. Io sono Lucia, mi nutro solo di vegetali, per cui ho un interesse... Sei vegana? Sì, ho un interesse a capire che cosa posso mangiare. Insomma, da un po' che ci sto dietro, però... non è mai abbastanza. Quindi ho soprattutto interesse a conoscere persone che ne mangiano tante di diversi tipi, perché comunque io vengo da Ceglie e fondamentalmente sono sempre le stesse 2 o 3 che si mangiano, quindi ho interesse a capire anch'io quando raccogliere, come raccogliere. Ma pure allargare di più le conoscenze su altre specie, insomma, questo è... Sì, appunto. Scusa, chi era che dovevamo lasciare lo spazio a... No, dice che c'era un responsabile della regione. Io mi chiamo Francesco e sì, volevo approfondire la mia conoscenza riguardo le fitolimurgiche. Ho già una esperienza maturata in base a quello che mi è stato tramandato da parte dei miei genitori, da parte di mio nonno. Da novembre a marzo le raccolgo un paio di volte alla settimana. Ho iniziato anche la coltivazione delle specie più comuni. Delle specie più comuni e basta, finito. Okay. Io di formazione sono geologo, però faccio il marinaio. Quindi un contrasto bellissimo. E nasco contadino, quindi ho delle terre che per me stile non posso coltivare io. Quindi il mio interesse è da questo punto di vista. Sono geologo, marinaio, fitoalimurgico. Ho fatto pure altre cose. Pure altre cose. È la società. Il mio problema, io... In un certo periodo ho vissuto in Toscana, mi sono preso un atlante, c'era un bel giardino, mi andavo a scegliere un po' di erba, così me la cucinavo. Erba come senza... il film là di quel ragazzo che ci ha lasciato le penne, come si chiama? No, c'erano quelle belle musiche. No, però mi sono preso un atlante botanico, il problema è che era in Toscana, adesso qui non... È cambiata la flora, è cambiato l'ambiente, adesso oggi pomeriggio vedrai perché cambia poi. Ok, grazie. Ciao, io sono Marilisa, sono veterinaria, quindi un'altra formazione, però in realtà uso molto in veterinaria le piante officinali e l'omeopatia, quindi comunque riferendomi alla tossicità mi piaceva molto quella frase, no? In omeopatia si dice solum dosis facit venenum, cioè la tossicità dipende solo dalla dose, non esiste. Lo diceva Paracelso. Lo diceva Paracelso. Esatto.
E sto qui con mio padre, che mi ha insegnato da piccolina a riconoscere un po' di piante spontanee, però sono abbastanza tutti ciuccia. Abbiamo un papà, una nonna che ci ha insegnato, sì. Okay. Va bene, finiamo prima davanti, qua che, dai. Io sono Giuseppe, di studi provengo da apparentemente altro settore, che sarebbe filosofia. Come no, filosofia. Però mi occupo, diciamo, di ecologia e di... diciamo di agricoltura naturale, faccio anche da guida escursionistica, quindi diciamo conosco un po' di piante spontanee murgiane più che altro. Ma tu sei di del Bitonto. Paese? Bitonto, ci siamo conosciuti a Gravina con Angelo, con Giuseppe Lorusso. Sì. Ah, forse là. Un altro gruppo di sognatori là, ho visto che... Sì, anche loro. Ok, dai. Buongiorno, sono Flavia, sono una terapista della Diretta proprio, sì. Quindi interessa questo mondo. Sono Angela, non è mio campo questo, mi sono iniziata ad avvicinare a questo, diciamo, argomento perché feci un corso di come utilizzare i prodotti tipici della nostra zona e da lì l'input delle erbe. E poi ci stanno anche le erbe, perché quando diciamo prodotti tipici della Puglia, esattamente, ci loro, sono le erbe. E quindi mi... Cioè ciò che ci hanno dato loro era giusto una spolverata, diciamo, delle erbe, però mi piace, ecco, approfondire ciò che stiamo trattando. Pensate, la prima guida del Touring Club anni 60, il Touring Club lo conoscete, no? Quando parla di Puglia deve metterci le erbe spontanee. È la prima volta che troviamo indicato in letteratura, quindi questo parla molto, sottolinea molto quanto poi il Touring Club sapeva cogliere. E ci mette il lampacione come erba emblema caratterizzante la cucina pugliese. Prodotto tipico, no? Io però di ristoranti in Puglia che poi ci fanno assaggiare quelli... Pochi. No, non esiste, no? Non esiste. Pochi. Va bene. Io sono Marisa e vengo da Gravina, conosco il sognatore. Sì, il dottor Lorusso. Sì, e sono laureata in erboristeria. Anche se penso di non aver imparato tantissimo dall'università, un po' perché l'ho fatta a nord, un po' perché è tutta teoria, poca pratica. E adesso vivo a Gravina, sto lavorando nell'azienda agricola di mio padre e quindi un po' mi interesserebbe il discorso delle erbe spontanee, anche perché nell'azienda ce ne sono tantissime, c'è molta biodiversità e quindi sono lì un po' ad osservare. Adesso sono pure in una fase di osservazione, spaventata anche in qualsiasi cosa dovrei fare, cose di questo tipo. Okay. Grazie. Io sono Marina, di Gravina anch'io, mi occupo, cioè sono laureata in informatica, quindi assolutamente. La tecnologia informatica ci può aiutare moltissimo a classificare. Sì, a... sì, diciamo. Anch'io sono vegana, tendo a non usare nulla di origine animale, che deriva da sfruttamento animale, e quindi mi sono avvicinata a questo mondo proprio per conoscere più che le erbe commestibili, le erbe officinali, per quanto riguarda i rimedi naturali e quant'altro, perché appunto non uso nemmeno farmaci, cioè cerco di non utilizzare farmaci. Alimenti naturali, erbe officinali, sono due mondi, lo so. Però coinfluiscono, poi vedremo come oggi la scienza sta, se è giusto fino a che punto una pianta possa essere considerata un farmaco, una medicina, oppure può essere un alimento. Questo è il dilemma in cui oggi dove oggi stiamo cercando di vedere forse coincidono. E questo può essere interessante, perché se no vedremo quando ci ammaliamo andiamo al farmacista e poi quando dobbiamo nutrirci andiamo dal dietista. E questa è una logica un po' funzionare, insomma, no? Perché se ci ammaliamo è perché anche abbiamo mangiato male. E quindi questa separazione ci ha portato a far funzionare un po' le cose in maniera illogica, insomma. Va bene, grazie. Io sono Attilio, anche io della schiera dei laureati aspiranti contadini. Non lo dobbiamo divulgare, questo, meno male che abbiamo streaming oggi, ma qui c'è la testimonianza dei nuovi trend che un ministro dovrebbe capire. Lo mandiamo direttamente a Renzi, visto che lui si accorge. No, è lui ormai, e noi ci dobbiamo fidare di lui.
Non c'è altra possibilità, se fallisce lui siamo finiti tutti. Non può essere, però pare che sia così. Non può essere. Questo significa affidare tutto su uno. I miei tempi non c'è biodiversità, esatto. Vai. Beh, l'interesse per il tema è relativo all'alimentazione più che altro, quindi avere erbe che diciamo, sono più resistenti, non richiedono molti trattamenti, anzi nessuno, quindi magari sono anche più integrali, più nutritive. Sì. In questo senso. Ho capito. Appartengo anche alla stessa schiera, vengo anche da filosofia e poi sto facendo, ora sto cercando. Un ricercatore. Poi seguo una scuola di naturopatia, so che storcerà il naso. In questo. No, io non ho per carità. Io dico chiamateci qualche volta, un po' tanto. Cioè, se no, no, ma, piante, ma cioè, chiamateci qualche volta. Ma ad esempio il mio docente di aromaterapia, fitogemmoterapia e erboristeria è un biologo. E quindi... È un biologo, è una cosa il botanico. Sì, vabbè, un biologo ricercatore in agraria. È meglio un biologo. Che... Ma ricercatore in agraria, quindi. Io sono Francesca e ho sempre vissuto in campagna, una campagna particolare perché non è coltivata, quindi è proprio un bosco. Conosco le spontanee da quando sono nata proprio. Poi su input di mio figlio mi diceva, mamma scrivi quello che sai e quello che ti hanno raccontato, ho iniziato a classificare tutte le erbe. Sì, sì, sì. Come no, però non è che ho finito ancora. A proposito di sapere popolare, patrimonio, eccetera, non è solo sull'alimentazione. Io mi ricordo quando ero piccola il vaccaro che diceva quando c'hai la pipì scura prendi l'acqua che si raccoglie fra le querce, no? Cioè ci sono, prendi l'acqua e bevila. E quello curava i disturbi alle vie urinarie e funzionava. Alle vie urinarie. Perché la corteccia di quercia ha un potere, eccetera. Per cui, voglio dire, anche tutto questo patrimonio, secondo me, va salvato. Va... Certo, però sulle alimentari hai raccolto parecchio? Qualcosa, certo, sì, perché andavo anche a raccogliere tutte le verdure con lui. Con... Sì, facciamo anche una ricerca etimologica, confrontiamo i dialetti. No? Quando capiterà, sì. Vabbè, ma poi seguitemi, io ormai pure su Facebook comunico moltissimo, se mi avete dare nomi, foto... Grazie. Buongiorno, io mi chiamo Brian, sono irlandese, sono 25 anni in Italia, 15 a Milano, poi mi sono stufo e volevo stare in campagna. Ho comprato Celle Messapica, 3 fondi, che sono troppi. Niente, mi sembra importante ricollegarci. Con la natura, perché siamo diventati troppo staccati. Mi piacerebbe molto nutrirmi di piante selvatiche, anche perché non c'è bisogno di coltivarli, anche perché saranno meno contaminati, meno, non lo so, più nutrienti, eccetera. Essere raccoglitori cacciatori. Dobbiamo in qualche modo ricollegarsi con la natura perché siamo troppo staccati ormai. Okay. Facciamo parlare così, stiamo a questo livello, prego. No, io mi presento, sono Paolo Daddabbo di Arti, che è l'Agenzia per la Tecnologia e l'Innovazione della Regione Puglia. Complimento per la puntualità, io sono arrivato qualche minuto di ritardo, ma mi fa piacere, anche perché non sono né autorità problema. Né niente, no, io nessun qua, problema, anzi la puntualità è apprezzabile. Che cos'è quest'Arti, scusa? È l'Agenzia per la Tecnologia e l'Innovazione della Regione Puglia, è un'agenzia regionale. È un ente pubblico, che ha pensato di qualche, ormai 2 anni fa, di realizzare questo programma che è Laboratori dal Basso, che Patrizia Mastroleo frequenta, nel senso che è una vecchia conoscenza, ha già realizzato
un laboratorio nella prima edizione che ha dato delle risposte positive per Patrizia, immagino, quindi anche per noi, nel momento in cui una giovane organizzazione si impegna senza alcun tipo di contributo finanziario, lo dico chiaramente, perché il programma non dà contributi finanziari a chi organizza le iniziative, ma sostiene i costi dei docenti sostanzialmente, quindi gli spostamenti, le permanenze e un gettone di presenza, che è un gettone del tutto onesto e non ci si arricchisce. Non ci si arricchisce, sono quelli previsti dalla Comunità Europea. Come quindi quello che siamo interessati a capire è se effettivamente questo dispositivo, che sono degli strumenti molto in teoria abbastanza diretti, con delle problematiche, perché la burocrazia di mezzo purtroppo rovina spesso le cose, però abbastanza diretto per le giovani organizzazioni che stanno cercando di affrontare dei temi nuovi o dei temi importanti per il territorio, che possono offrire anche una possibilità di crescita. E quindi, diciamo, da questo punto di vista Patrizia ha espresso l'ha fatto col primo laboratorio e lo fa con questo secondo, questa evoluzione, alcuni temi che per noi sono risultati di interesse, perché possono impattare positivamente sul territorio. Quindi sono laboratori dove si approfondisce in qualche modo un dibattito, ma si fa anche qualche esperienza pratica, si compatta la comunità, quindi tutti voi che a quanto pare, anche se avete delle background, delle provenienze differenti, però come dire, state cercando di acquisire qualche competenza, ma anche qualche contatto in più per poter fare nella vostra professione, poter come dire, sviluppare dei percorsi anche di agricoltura naturale. E quindi abbiamo sposato in pieno, questa è una collaborazione tra Arti e l'organizzazione di Patrizia Mastroleo, la scelta di affrontare i temi, tra cui insomma quello di oggi. Io non sono un esperto, né penso che mi occuperò, chi lo può mai dire, però forse in futuro mi occuperò di questi temi. Posso solo, giusto per contribuire, mi piace farlo, testimoniare. Qualche anno fa ho avuto un'esperienza di permanenza di alcuni mesi nel sud dell'India, nel Kerala. Era un progetto di microcredito, ero nelle zone della foresta del Kerala, ho capito la potenza delle erbe, perché nella cultura degli indiani del Kerala c'è l'utilizzo delle erbe della foresta per quasi esclusivamente come unico mezzo di cura e di medicinale. E li ho provati su me stesso, sembra anche funzionare, però è stato molto affascinante, ed è tra l'altro, poi per curiosità mi sono fatto alcuni approfondimenti, e a quanto pare questo è un tema anche di grandi conflitti con multinazionali americane che cercano di accaparrarsi l'utilizzo di queste erbe senza riconoscere alcun tipo di cultura locale. Quindi questo crea delle vere e proprie problematiche, a testimoniare certe volte come il valore economico di cose che si danno, che invece non vengono realmente prese in considerazione, sia più elevato di quello che si possa pensare. Bene, io non voglio levare altro tempo, ero venuto giusto per capire come sta funzionando questo laboratorio, per dare un augurio di buon lavoro e di buon laboratorio, quindi buona prosecuzione. Grazie. Io dico che sta funzionando a meraviglia, vedendo il gruppo. Allora, dovevamo finire? No, volevo far finire. Volevo dire che niente, con i miei genitori abbiamo una piccola azienda familiare di prodotti biologici dal 1986, che siamo a qualche chilometro da qui. E niente, quindi diciamo il discorso delle erbe spontanee che. Diciamo da un po' di anni mio padre, quindi oltre al discorso che quindi produciamo, coltiviamo prodotti ortofrutticoli, ci stiamo dedicando a questo discorso delle piante spontanee, quindi che ne so, cerchiamo, quindi come uso
di coltivare, di prelevare queste piante, quindi diciamo di mangiarle, quindi anche il discorso, per esempio il chenopodio, il discorso della borragine, quindi proprio la parte anche fogliare, quindi, no? E quindi non tanto solo il discorso dei semi o alcune cose così, diciamo... Sì, commestibile, quindi le e quindi che ne so, borragine, i sivoni, quindi tutte queste cose qui. E infatti sta mio padre, per esempio, che poi vuole cercare... Sai i nomi di tuo padre? Cioè, si ricorda? Sì, sì, mio padre, sì, sì. E poi vabbè, lui c'ha anche alcuni libri, quindi si sta, infatti si sta molto ingrippando, si sta ingrippando molto, per esempio, sul fatto che da alcuni anni stiamo cercando anche di prelevare i semi, cercare, che quello è molto difficile poi, e quindi il boccione maggiore, il boccione minore, e quindi c'ha proprio il polistirolo, e quindi no, c'abbiamo, e quindi c'ha proprio tutti i boccacini, va anche in giro a prendere i soffioni, così, e quindi mette nei vari bottigliette, e quindi stiamo, abbiamo proprio una sera dove stanno tutte queste cose qua, nei polistirolo, dove abbiamo, no, anche l'aspragine, siamo riusciti a fare un 2 metri, cioè l'abbiamo proprio, cioè, quindi piantata, e quindi stiamo cercando di coltivarla, quindi di regolare anche il loro... Così tutto è iniziato. Sì. Qualcuno ha cominciato a prendere semi... E quindi questo da 2 o 3 anni, quindi allegato a sempre al discorso di coltivare gli altri prodotti. Ecco, diciamo, quelli. Okay. Va bene, grazie. Voi avete, sono rimasto, è rimasto questo gruppo qua, no? Dai. Allora, io sono Grazia, il mio ragazzo ha un orto biologico. E quindi mi piace poter vedere magari delle piante, io sono amante degli asparagi ad esempio, e quindi mi piace anche raccoglierli e quindi rendermi conto se ci sono altre piante che effettivamente sono commestibili, quindi si va anche al risparmio, uno non li va a comprare, come diceva qualcuno, li trova così gratis, non c'è bisogno di acqua, non c'è bisogno di niente, alla fine, infatti, e quindi mi interesserebbe da quel punto di vista, anche per renderci conto, perché per dire, anche dalle parti nostre si trova la borragine, i culicelli, che ho scoperto essere il silene. Quindi ho detto tante piante che magari noi mangiamo anche e non ci rendiamo conto. Per dire, le rape, ho scoperto che in qualche modo sono tossiche, anche se noi le mangiamo tutti i giorni. Sarà il dibattito di questo corso. Prego. Okay. Io mi chiamo Paola, sono qui perché ritengo un corso così aperto anche a... abbastanza numeroso, cioè un numero abbastanza alto di partecipanti, un'iniziativa molto interessante, e sono incuriosita perché effettivamente non so praticamente quasi nulla, se non qualche lettura veloce di qualche libro che ho trovato in giro in qualche mercatino, per cui adesso non so neppure le fonti, chi lo scrisse, però che informazioni hai? Io sono, no, materie umanistiche, assolutamente, e ho fatto un poca esperienza in strutture, in comunità, piuttosto che ecovillaggi per un certo periodo di tempo, poi ho deciso di ritornare un po' nel mio, di trasferire appunto alcune conoscenze. Io penso che questo non serva a niente, comunque. E adesso... in realtà è la conoscenza del territorio che mi incuriosisce, cioè l'erbe... Ma sei in queste parti? Sì, del Narbarese. Ah, ecco. Sì, e nulla, quindi sono qui perché sono interessata sia all'uso officinale che alimentare che cosmetico del... soprattutto cosmetico, direi, in questo momento. Noi dobbiamo pensare a un cibo ideale che lo mangiamo, lo introduciamo e ci faccia stare bene in salute, ci tolga le rughe, questo farmaco, come dicevano gli antichi greci. Allora, ciao, sono Elena. Ho studiato tutt'altro e essendomi da poco trasferita in campagna, perché ho vissuto sempre a Bari in città, ignoro completamente la materia, non distinguevo il rosmarino dall'origano, vedete a che livelli stavo, e quindi adesso voglio imparare, voglio incominciare a conoscere, a capire ciò che... Sì, avendo anche un po' di campagna, un giardino, adesso, insomma, per questo motivo qui.
Ciao, sono Domizio, vengo da Cisternino, sono nato a Bari, però ora avendo una campagna, un B&B lì a Cisternino, voglio evitare che lei mi strappi tutte le piante che con tanta cura stiamo cercando di salvaguardare, perché ho avuto la fortuna di avere un nonno che mi ha insegnato di tutto sulla campagna, quindi mi portava funghi, mi ha insegnato le erbe spontanee, gli innesti, una serie di cose, quindi ho interesse multidisciplinare sull'argomento. Qual è il comune denominatore di tutti questi interventi? Questo deve essere la conclusione che la ripensiamo, no? E quando riprenderemo, dobbiamo vedere, far venire fuori qual è il denominatore comune di queste esperienze che ci stiamo raccontando, no? E bisogno di tornare, bisogno del territorio, una passione, cioè, cerchiamo di capire. Questo è molto importante, capire il bisogno, insomma, no? Giusto per... Sono rimasti loro quattro. Vai. Sono Sara e mi sto avvicinando, in realtà sono sempre stata vicina perché mia prozia mi portava in campagna a raccogliere le cicorielle. Poi ho avuto un amico di Gravina che mi ha portato per i boschi, mi ha fatto scavare un'esperienza, racconto in breve, per 2 metri, il lampascione. Io l'ho provato con le mani a scavare, non ti preoccupare, arrivi, in profondità e non per metri. Continuavo a scavare, non trovavo sta cipollotto, me lo sono messo, 2 cipollotti me li sono messi nel vasetto, nella mia stanzetta, ero giovanissima. E per cui da lì la passione, in realtà anch'io vengo da tutt'altro, nel senso che vengo dalla progettazione più edile, che non lo sono diventato, però sono un geometra, ho iniziato a fare architettura, poi adesso insieme ad alcuni di loro, compresa Patrizia, abbiamo seguito ed ero anche appassionata, lo sono ancora, di bioarchitettura, di edilizia naturale, però per lo più di permacultura, e quindi penso che sia inerente l'aspetto delle erbe selvatiche nella... Okay, grazie. La riflessione che facciamo può essere un denominatore comune, che in tutte queste storie che ci stiamo raccontando c'è sempre una sorta di iniziazione, c'è una nonna, un papà, una zia che ci portava. Anche a me, se io dovessi cominciare a ragionare, c'è una nonna che aveva bisogno di aiutarla, perché lei ne faceva così tante che ci voleva un bambino, non c'erano i cessi, facevano questi teloni, e tu, lei aveva bisogno di un aiuto fisico, materiale proprio. Quindi c'è sempre questa iniziazione di qualcuno che ci ha portato, che qualcuno ci ha iniziato. Funziona così, è la storia? Allora se è così vuol dire che questo tramandare esperienze, conoscenze, evidentemente funziona, perché io c'ho una certa età, voi siete più giovani, vedo che funziona ancora questo tramandare di generazione in generazione, come è successo da secoli. Boh, non lo so, è uno spunto di dibattito. Questo corso deve essere anche momento di confronto continuo, non ci vedete come i cattedratici. Buongiorno a tutti, mi chiamo Angela, formazione umanistica non scientifica, e sono qui per passione, un mondo a cui ritengo molto familiare, e perché lo collego anche al fatto della tutela della biodiversità, e quindi è un tema che mi sta molto al cuore. Sono responsabile di un'associazione che si occupa di educazione ambientale e di escursionismo, quindi è anche un modo per approfondire delle conoscenze, per trasmetterle e anche rispondere a delle curiosità, delle domande che comunque vengono fuori durante le escursioni e l'accompagnamento. Chi sono gli utenti di queste escursioni? È vario, da bambini di scuola elementare e media a gruppi di anziani, insomma c'è un target molto ampio. Grazie. Allora gli ultimi due, a voi. Salve, sono Miriam, già mi conoscete. Laureata in teatro in Inghilterra, quindi non c'entra proprio nulla con questo ramo della conoscenza, anche se anche in Inghilterra andavo sui canali del Tamigi a raccogliere erbe spontanee, perché cresceva tantissima rucola, borragine,
canfora, tante cose crescevano anche lì, mi guardavano un po' come una pazza perché preferivano andare a comprare queste cose nei supermercati a caro prezzo. Poi, quando ho avuto i bambini, ho deciso di venire in Puglia, visto che avevamo questa bella struttura, e di utilizzare il nostro giardino per fare del giardinaggio post-apocalittico, per cui utilizzando meno... post-apocalittico, utilizzando il meno possibile lavoro, forza lavoro, quindi quanto più spontaneo possibile. E abbiamo effettivamente una grandissima varietà di erbe spontanee che vorremmo utilizzare appunto per fare il minor lavoro possibile e poter nutrire noi e altre persone che possano usufruire di queste bontà che abbiamo qui in giro, infatti. A suggerire adesso, siamo nel 500, c'è un modenese che è un medico perseguitato, rischia di essere processato per eresia, si chiama Castelpietro, scappa in Gran Bretagna. Come vive? A Londra, pubblicando due libri, Il paese delle insalatiere, cioè fa sti libri dove racconta tutte le erbe che mangiavano i meridionali italiani e ha un successo incredibile. Ci sono quelle coltivate, perché qualcuno il 500 l'ha chiamato il secolo delle insalate, noi poi siamo specialmente sud, e lui ha un successo terribile con questo libro che racconta tutta la cucina meridionale italiana, modenese, ma anche l'80% è incentrato sul meridione, e tutte ricette, specie, e ci sono molte molte spontanee. Castelpietro. Salve a tutti, mi chiamo Gianni Recchia, sono arrivato tardi, quindi non so la mia devo pagare la pena. Faccio lavoro in ufficio postale, quindi non è inerente all'argomento. Mi interessa perché la mia famiglia utilizza le erbe spontanee da sempre, la nonna, la mamma, e mi piace semplicemente, vorrei approfondire questo argomento, approfondirlo e se è possibile tramandarlo ad altri. Grazie. E basta, grazie. Allora, io direi di chiudere qui questo primo incontro, facciamo sto break, e vi invito, visto che ognuno ha questa iniziazione di nonne, se mi scrivete su un foglio, pensando entro domani, entro i nomi, e se qualche vi ricordate il paese di dove portate questa esperienza, che ne so, ognuno di voi, tu per esempio mi fai una lista di questi nomi dialettali e mi metti, se magari... riconosci anche il tipo di specie, poi ci interesseremo e vedremo un po', perché dobbiamo, qui vedo che c'è un bel pezzo del barese, insomma, è oltre o no, andiamo anche oltre, va bene, io direi di fermarci e... ah sì, scusa, è il caso di presentarsi anche. Io seguirò il corso poi nel pomeriggio e vi farò conoscere un pochettino come mai hanno queste forme, queste piante, no? Quindi si parlerà di morfologia vegetale sostanzialmente. E io vengo dall'Università di Parma, ho studiato scienze naturali, quindi sono naturalista, e magistrale 3 anni fa, poi Nello mi ha condotto in questo mondo delle erbe spontanee, e mi fa un piacere veramente grande. E mi fa piacere anche avere un gruppo di appassionati a questo tema. Va bene, ci vediamo più tardi. Prego, prego. Sono infatti un generale in pensione, sono laureato in scienze strategiche, master, eccetera. Però la mia più grande passione, a parte le armi, eccetera, è stata quella della campagna. Finché ho potuto mi sono coltivato laddove potevo un orto, un orticello, anche con buoni successi, e tuttora sono ancora alla ricerca di nuove piante eduli, spontanee, e lo faccio, è la cosa che mi fa più piacere, sì. Mi ha fatto molto, ho avuto una molta soddisfazione se fra i miei figli almeno uno ha preso la mia passione, Marilisa, si intende, lei dice che io ne conosco più di lei, ma lei forse mi ha superato.
Scrivete i nomi di queste specie che conoscete. Ma adesso mi vengono in mente. Siccome la signorina, no, ma sono conosciuto da tutti, siccome c'era una signorina che gli piaceva raccogliere gli asparagi, ci sono delle piante che si rassomigliano agli asparagi, per esempio l'aurobanche, la sporchia, oppure la salicornia, viene chiamata l'asparago selvatico, oppure anche una che si rassomiglia, si mangia come quella, può essere il pungitopo. Quando nasce il turione, intanto non nasce dritto, ma è una spirale che si evolve, e la foglia, diciamo, il ramo del pungitopo è un po' più amaro, ma sembra, si assomiglia a un asparago. E, insomma, ma ce ne sono tante, per esempio la viperina, un'altra pianta che cresce come il pungitopo, cioè si srotola, ce ne sono tante, diciamo, però in mezzo ai 2 milioni e rotte di specie di cui parlava il dottore, quando le possono conoscere? 50, 60, 100, ha voglia di imparare, quindi anche se ho superato gli 81 anni, vengo volentieri qua in mezzo ai ragazzi. Cioè, io mi chiamo Giuseppe, preferisco chiamarlo Pinuccio, va bene? Io l'ultima riflessione è, spero di avervi lanciato il messaggio che quando parliamo di erbe spontanee, non è questo ristretto centro di interesse, ma è un grande tema che ha, cercherò di dimostrarvelo sempre di più, una infinità di punti di interesse e punti di osservazione. Non dimentichiamo quello storico. Quindi noi possiamo essere filosofi, architetti, postini, noi siamo adesso delle persone che vogliono non capirci di erbe, ma attraverso erbe capirci un po' del territorio. Chiaro qual è la scommessa? Grazie, buon pranzo.